Di Pozzilli, 26 ottobre 2017, stiamo ponendo il vetro col maestro in ferro Salvatore Coppola, stiamo ponendo il vetro alla nicchia dei Santi Medici Cosma e Damiano qui al demanio di Pozzilli. Benissimo, calza bene. Ottimo. Santi Medici Cosma e Damiano, pregate per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La via mulattiera che conduce a Casal Cassinese passa tra due file di muri di mura a secco, le macerie, come diciamo noi. Il muro a secco noi lo chiamiamo la macera. Meglio di così. Così, grazie a Dio, abbiamo risolto il problema dell'acqua. Sì, perché qui ha vento, acqua, neve, si sbatteva vicino alle fiche. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi in noi la tua grazia, Dio. Tu che all'annuncio dell'angelo ti hai fatto conoscere l'incarnazione di Cristo, ha fatto per la tua passione nostra, siamo confessi alla gloria della resurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Cuore di Maria, sì, la salvezza dell'anima mia. Ad Antonio Pirolli, che resse questa edicola, l'eterno riposo, dona lui, oh Signore, e spenda lui la luce perpetua, riposi in pace, amo. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e spenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Santi Medici, Cosima e Damiano, pregate per noi. Certo. Il maestro in ferro Salvatore Coppola, che viene dalla scuola dei Fabbri dell'Arenella, quindi Napoli, Rocco e Antonio Filiberto, fratelli, Rocco e Antonio Filiberto. Salvatore seguiva molto il fratello Antonio. Da 6 anni si recava nel loro laboratorio, da 6 anni. E vi è stato, poi vi è stato ad apprendere nell'adolescenza, ma già osservava da piccolissimo, perché la sua inclinazione era quella lì.